Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Omori! Nello scorso video ho finito di esplorare le profondità marine e stavo tornando, penso, in superficie e abbiamo affrontato dei temi davvero davvero particolari, problemi di crescita personale del personaggio di Omori, e siamo sempre più vicini alla fine e ce l'ha confermato anche un grande corallo. E adesso siamo arrivati qui dove c'è questa balena. E wow! Ad ogni modo, lo scorso episodio vi consiglio di recuperarlo perché è stupendo, se non l'avete fatto. Assolutamente recuperato, è bellissimo. Ma vediamo cosa vuole questa balena ora. Cetta, ciao, il mio nome è Humphrey. A cosa diamo questa piacevole visita? Ciao Humphrey, stavamo solo cercando qualcuno, scusaci il disturbo. Non preoccupatevi bambini, amo i visitatori. Oggi siete il secondo gruppo che viene a farmi visita. E prima era composto soltanto da una ragazza. Ah, ma cavoli, sarà rumorosa. Una vera rompiscatole, mamma mia. Non assomiglia a qualcuno che conosciamo? Sweetheart è qui. Sai dove si trova? Ah, mi ero dimenticato di lei. Ah, chiedi dove? Ce l'ho sulla punta della lingua. O forse è dentro di me. Gnac gnac. Che c'è? Cosa intendi con è dentro di me? Non essere maliziosa, gnac gnac. Sta solo visitando i miei ospiti, visto che sono la casa di un trio di streghe marine. Ogni giorno parliamo del più e del meno. È così divertente ascoltare le loro buffonate quotidiane, ma soprattutto sono loro che mi danno da mangiare. Siccome sono più vicino alla mia pancia, non devo neanche fare lo sforzo di aprire la bocca e masticare. Se vi faccio la bella vita, volete entrare? Fatemi abbassare il ponte. Le mie scuse, quella ragazza deve avermi causato acidità di stomaco. Cielo. Wow. Wow. Non mi fido per niente. Passiamo dall'affrontare temi duri a dentro Humphrey. Wow, la pancia di Humphrey è enorme. Sembra molto facile perdersi qui. Scommetto che se urlo ne uscirà un eco. Eco, eco, eco. Ah, da dove è venuto? Benvenuti nella mia casa. Sorpresi di vedermi, sono qui. Sono dentro me stesso e anche intorno a voi. Sono ovunque. E in nessun posto. Ciao, Kel. Ma è davvero fico. Vorrei sapere farlo anch'io. A me fa schifo. Mi stanno venendo i brividi. Ma come fa a conoscere i nostri nomi? Concentriamoci sul vero problema. Da dove iniziamo? Ci sono tantissime strade. Beh, direi di cominciare da qui, no? Sinistra, destra, sopra, intorno. Che importa? Proseguirete comunque, questo è certo. Sceglietene una, è facile. Beh, direi di iniziare da qui, no? Ci sono delle botole che non ci fanno entrare. A quanto pare. Bene. Ah, forse completando le altre strade poi possiamo entrare nelle botole. Andiamo allora a sinistra prima. Wow. Ma sul serio? Ti ha spazzato. Ah, rifiuti. Wow. Ingegnoso. Ma è tecnologica sta balena. Attenzione. Cioè, dovevo accorgermene prima, ma ora che ci penso bene. Molly? Oh, ciao Marina, sei per caso qui per rubare di nuovo le mie cose? Beh, non ci riuscirei questa volta. Ho preparato qualcosa di veramente speciale per te. Come saprai, sono una persona molto impegnata, ma purtroppo sei mia sorella. Ti farò accedere alla mia stanza, se sarai capace di risolvere il mio piccolo regalo. Spero di rivederti presto, tesoro, se sei ancora vivo, ovviamente. Ma è una bomba. Sto preparando l'entrata. Ok. A parte che è una bomba. Oh, c'è Mari qui. Dunque, vediamo un po' sta roba. Puzzle, memorizzazione difficile. Vuoi attivare questo puzzle? Non potrai scegliere un altro puzzle finché non lo risolvi. Ok. Proviamoci. Da un punto dovremmo cominciare, no? Anche se è difficile.
Tagliamo il cavo rosso. Ah no, ci teletrasporta? Ah. Non ho idea di cosa significhi. Cioè? 1, 2, 3. Devo andare prima di qua, mi dice? No. Ok. Di qua? No. Dai, sopra. Di qua? E ora devo andare di qua per forza. Vedi? Che è questo? Ora! Era ora, finalmente, una stanza senza cascate! Questa luce bianca è perfetta per la mia abbronzatura. E vabbè, qui non c'è niente comunque. Ok. Quindi a che è servito? Taglio il cavo blu. Praticamente ho capito come funziona. Il colore della cascata quando attraversi le stanze è il colore che devi tagliare il cavo, l'ordine in cui devi tagliare il colore dei cavi. Blu, verde, rosso e poi c'è il bianco che è quello che ti dice il Humphrey. Andato, e questo era abbastanza easy. Se questo era a livello difficile, allora, beh, sto messo bene con gli altri, direi, no? Scelta multipla, difficoltà media. Attiviamo questo puzzle, ok? Quello verde, bene. Pensavo che questo episodio ci avrebbe portato all'aperto, invece no, cioè nel mondo vero, invece no. Ok. Bene, eccoci qua. Diverse soluzioni, ha detto. Ok. Salve, signor trasportatore. Io e i miei amici avremmo bisogno del solito per cambiare la direzione dei nastri. Potreste darci una mano? Persona gentile. Possa via. Ma strano, pensavo avrebbe funzionato. Non essere triste, io ero probabilmente delle rotelle fuori posto. Dillo più forte, mi raccomando, ora sarà ancora più arrabbiato con noi. Ehi, deficiente, ci cambierai direzione di quei nastri, sì o sì? Ah, rompiscatole. Rude, proprio come Molly. E ha funzionato. Grande. Non ci credo che ha funzionato. Eh già. Pessime notizie, questo qui è un mimic, questo cocomero, quindi ora non credo che premerò altri cocomeri da qui alla fine del gioco. Rompiamo questa con Obre e poi prendiamo la lettera con Omari. Che lettera è? La Q. La Q di quasi quasi. Quasi quasi non lo so, ma boh. Era una lettera giusta? Oi oi. Aspetta però, forse dovrei parlare col nastro trasportatore? Ah, ci cambia direttamente strada? Ok. Andiamo avanti allora. Ho paura di affrontare qualsiasi cosa. E questo la cambia lì. Ah, bene. Wow, oh, una telecamera. Ehi, guardate, questa telecamera ci sta riprendendo. Ciao mamma, sono in TV. Ah, siamo così carini. Mi fate quasi venire voglia di prendere una fotocamera. Ehi, stai tranquillo, abbiamo un sacco di nostre foto, vero? Abbiamo nostre foto? Dove? Ma solo quando meno ce l'aspettiamo. Di cosa stai parlando, Kel? Qualcosa di speciale nel vedere gente mentre vive la propria vita? Stai dicendo cose un po' strane, il che non è strano affatto. Tu dici? Ma sì, lasciamo perdere, non sarà nulla. Basta sciocchezze, dobbiamo andare avanti e trovare una soluzione a questi puzzle. Quella bomba potrebbe esplodere in qualsiasi istante. Boh, andiamo avanti. Ah, qui ci tocca. Dai, che ce la fai. Eccoci qui. Ok, uno è per entrare e uno per uscire.
Che strano. Ah, certo, non è strano affatto invece. È giusto così. Però quale password devo inserire ora? Ah, ma ci ha fatto ritornare al punto di partenza. Ma no, ma scusami. Bene, poi andiamo qui, immagino. I tubi di Futurama. Wow. Forte. Oh va. Che è sta roba, mo? Una chiave. Ok. Aspetta. Hanno scritto. Ah, c'è la gente che ci sta guardando. Allora, questi qui stanno facendo un po' di sfondamento della quarta parete. La parola d'ordine credo che sia boom. Perché hanno due O, una B che è quello qui alla mia destra. E questo ha scritto una M. O boom o bomb, una delle due. È o boom o bomb, perché uno ha detto che si è sbagliato a scrivere una lettera e un altro che dovrebbe cambiare di posto. Quindi, dato che la password è boom, eccola, per forza. Non c'è bomb, dato che ce la fa scegliere. E ovviamente non sarebbe comparsa se non avessi parlato con tutti e quattro gli anfri, non so come definirli. Vediamo un po', tipo puzzle, sequenza, difficoltà facile. Va bene, scegliamo anche l'ultimo e poi vediamo un po' il da farsi. Ah. Ok. Ah, devo scegliere la sequenza, quindi. Devo vedere com'è, però. Oh, un uccellino. Esperimento in corso, disturbare con parsimonia. Allora, stanno facendo dei calcoli matematici difficili e non intendo assolutamente disturbarli. Andiamo avanti. Bulbo talpa, attenzione. Ok, vediamo qualcosa di bello. Grazie al potere della tecnologia moderna posso teletrasportare questa bulbo talpa dall'altra parte della griglia. Guardate. Ok. Cosa? Un errore? Qualcuno deve aver manomesso il programma. Probabilmente è stata di nuovo Molly. Fa sempre scherzi del genere. Quindi uno era. Fammelo un po' scrivere perché sai. Sì, sarebbe bello riuscire a memorizzarlo senza scriversi niente, ma ehi. Siamo dotati di cervello. Usiamolo un minimo. Togli la cera, metti la cera. Aspetta, ma sto spazzando. Eh già. E abbiamo rifiuti nucleari. Ok, il 2 dove ci porta? Salve visitatori! Sto conducendo un esperimento sul movimento Humphrey tra Humphrey. Siete arrivati giusto in tempo per vedere il nostro ultimo esperimento. Siete pronti? Fate come abbiamo provato. Ok, quindi il 2 è questo qua sotto. E questo non era previsto. Perfetto, vediamo il terzo. Perché mi stai guardando in quel modo? Non vedi che sono occupato? Aspettate, ho un'idea. Ripensandoci, può uno di voi ragazzi passare tra queste sbarre di ferro? Voglio solo testare una cosa. Perché non discutete tra voi e decidete? Dovrebbe Kel. E cosa? Perché dovrei farlo io? Va bene, ma un brutto presentimento. Sì, tutto quanto di fila. Scioise. Ok, quindi il 3 è questo di qua. Bene. Posto? Ah, sapevo che uno spuntone era rotto. Se avessi una tazza di caffè la berrei ora. Ah, ce l'ho io il caffè. Ti interessa? Non ci possiamo parlare più?
Ma sta facendo il giro? Oh mio Dio, lo va a aggiustare veramente? Va a aggiustare? Ah. Cosa? Cioè, davvero si è messo qui? Wow, non lo pensavo. Ok, ci sta. Niente, questo ancora, sta ancora spazzando. E anche questo, immagino. Vabbè, questi non servono a nulla, poverini. Ok, vediamo un altro esperimento. Dopo mesi e mesi di duro lavoro e fatica, finalmente ho trovato la macchina per Humphrey Hologrammi. Non vi sembrano veri? Non potrei essere più orgoglioso. Ok, questo qua sopra è quello vero. Ma gli metto di stare qui, ma non sai perché. Bene, andiamo avanti. Oh, ma sono finiti? Quindi solo 4? Ok, allora siamo. Noi crediamo in te. 1, 2, 3, 4. Ah, è andata bene? Ok, grande. Pensavo di dover rifare tutti quanti e 9, invece no. Buono così, dai! E ho risolto questo puzzle! O meglio, questa stanza, non questo puzzle. Ma solo questa stanza, accipicchia. Ok, beh, direi che allora posso fermarmi qui per questo video. Bene, allora, amici, il video termina qui. Io vi ringrazio ovviamente per averlo seguito. È stato un bel episodio questo. I prossimi immagino che saranno diversi indovinelli, non uguali a questo probabilmente. E se saranno indovinelli tra l'altro, o solo sfide, chi lo sa, magari la sfida alla fine c'è, contro le tre streghe. Mio Dio, spero di no. Ad ogni modo, in descrizione trovate tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare. E se ancora non siete iscritti al canale, magari fateci un pensierino che tanto è gratis. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.